ma qualifica anche la nostra attività e i contenuti dell'informazione che noi diamo a questo ambiente, cioè l'ambiente a cui voi vi accingete a entrare dopo il ciclo di studi, che è un ambiente abbastanza complesso. Forse il professor Carrino qualcosa vi ha accennato, vi posso dire intanto che quando è nato il distretto noi eravamo tra in quel comitato di cui ha parlato lui, in quel comitato da cui è nata la mission per realizzare poi il distretto aerospaziale di Formaggio. Oggi il distretto non è più e non è forse neanche diventato quello che era nei propositi di allora, perché fondamentalmente questo è uno dei motivi che poi ha consentito a un'organizzazione come la nostra di mantenersi viva e ancora viva in tutti questi anni, perché è vero che adesso diversi di noi sono fuori dal mondo delle aziende, però molti sono ancora nelle imprese e noi veniamo tutte dalle aziende di Leonardo. Quindi potete immaginare, su questo territorio significa avere una visibilità su tutto il contesto del settore aerospaziale. Questo, come dicevo, ci ha consentito di avere una visibilità su tutto il settore e nello stesso tempo di dare un contributo a realizzare un modello che era quello di un distretto del settore che avesse una funzione non solo, diciamo, di raccordo e quindi di fare rete e tutto quello che vi ha detto pure il professor Carrino, ma che avesse anche un ruolo positivo. E noi in questo contesto, positivo non solo in termini di progetti ma anche sul territorio, perché questo è un settore che sapete meglio di me che non può sopravvivere se non c'è una simbiosi, un match tra quello che è l'orientamento della politica, delle istituzioni e quello che è del mondo delle imprese private, perché progetti in questo ambiente non si possono fare se non c'è una scelta politica alla base, quindi se non c'è dal punto di vista delle istituzioni una decisione che supporta poi i progetti. Ed è quello che, diciamo, ha fatto il distretto, almeno era questo l'obiettivo che il distretto si era dato, in modo che si proponeva verso le imprese, le università, il mondo della ricerca e anche verso gli studenti. Noi in quel contesto avevamo, e ci siamo ritagliati, una fetta, che è quella di proporre la nostra visibilità. C'era bisogno di chi avesse e mantenesse l'autonomia rispetto a questi interessi. E questa è la chiave che ci ha consentito di sopravvivere in tutti questi anni e di crescere e di raggiungere risultati in termini di comunicazione. Perché la nostra informazione si è mantenuta costantemente fuori da questi contesti. Abbiamo cercato di dare valore al nostro modo di dare la comunicazione, di fare informazione, soprattutto partendo da un presupposto che la rete, e voi che ne siete forse i fruitori maggiormente, non può solamente dare la notizia in sé, ma deve riuscire a dare anche degli aspetti analitici, deve riuscire a dare anche degli orientamenti, deve riuscire a dare anche, si distribuiscono conoscenze e si fanno approfondimenti. Noi ci siamo posti questo obiettivo con Aeropolis, realizzare una forma di comunicazione che avesse questo tipo di caratteristiche. E vi posso assicurare che, diciamo, allora il distretto è un'organizzazione di aziende, di enti, e dove c'è chiaramente la mediazione di interessi, che non necessariamente sono poi la mediazione. Come è necessario avere un rapporto continuo e diretto con i giovani che poi devono continuare in questo territorio che diceva Carrino. È stato, diciamo, l'area dove per certi aspetti molte delle tecnologie, però la TM. Che cosa significava avere in Campania, per esempio, il CIA come centro di ricerca è lo stesso osservatorio di Capodimonte, ma voglio dire, bisognava mettere assieme queste risorse, queste possibilità, ma anche interloquire direttamente con i soggetti. Quindi ci siamo proposti di entrare qui in questo ambiente, noi che venivamo dall'impresa, venire qui e portare qui quello che noi ritenevamo fosse necessario portarvi, cioè le nostre esperienze dirette
di attività nel mondo dell'industria. Molti di noi hanno partecipato a progetti internazionali e no, di notevole importanza. Chi di voi sa perfettamente che cosa ha significato il 787, che cosa ha significato l'ATR, che cosa ha significato realizzare in questo territorio delle realtà di eccellenza come possono essere Tecnam nei velivoli di aviazione generale. Cioè, quindi voglio dire di uscire a creare un contesto dove non è l'azione proponendo a voi visibilità del settore, ma fondamentalmente, credo io, modificando e riformando anche la formazione universitaria, intrecciandola fortemente col mondo delle imprese e creare delle opportunità che noi ci siamo proposti di fare, dove le imprese e l'università insieme contribuiscono alla nostra formazione, che non si può ridurre allo stage, diciamo, prevaleo, ma deve essere costante dall'inizio alla fine del vostro ciclo formativo. Così avremo sul territorio le capacità di mantenere quello che abbiamo, ma anche di sviluppare in altri settori innovativi come sono questi dei velivoli a controllo remoto, dove in realtà sul territorio campano abbiamo molto da fare ancora, perché c'è ancora molto da sviluppare e da realizzare.